Questa è una delle famiglie che da alcuni giorni si trova senza acqua dopo il distacco di nuove acque in seguito all'azione di obbedienza civile di autoriduzione della bolletta per dare corso pratico all'esito del referendum che si era tenuto nel 2011. I disagi per una famiglia con un bambino rimasta senza acqua sono ovviamente ingenti. Sì, è così, lo confermo. Tra l'altro noi effettivamente ad oggi è una settimana che siamo senza acqua, nonostante il ricorso presentato d'urgenza, di cui siamo in attesa da parte del giudice della risposta, però ad oggi noi siamo senza acqua. Grazie al Comitato Acqua Pubblica Arezzo che ci porta taniche di acqua ogni giorno e ci ha concesso anche l'utilizzo di un camper e l'aiuto anche dei familiari che per fortuna non abitano lontano dove posso magari fare una lavatrice o okay, che, però lei si renda conto che ho un figlio e tra l'altro adesso anche mio marito con la febbre, con l'influenza che c'è in giro e tutto quanto, hanno la febbre a 39, non avere quello che può significare non avere l'acqua. È uscita una legge, è la legge 201 di dicembre, nel quale praticamente si dice che l'acqua è un bene che non può essere tolto e non può essere tolto a nessuno, nemmeno ai reali morosi, nemmeno a chi non paga totalmente la bolletta, che deve essere garantito comunque un quantitativo minimo giornaliero per tutti quanti. Se uno vuole fare una doccia è costretto ad andare nel camper, però può capitare anche. Come una mattina mi è successo che mio figlio dormiva, io ho preso l'acqua, l'ho scaldata nella pentola perché non posso assentarmi mentre lui dorme per lavarmi i capelli. Oppure praticamente anche per tirare uno sciacquone occorrono due catini pieni di acqua. Ogni volta abbiamo dovuto fare la pipì tutti insieme a turno e poi tirare lo sciacquone. Per pulire occorrono altri catini di acqua, per lavare i piatti è un macello perché non è come avere l'acqua corrente, e occorrono almeno due taniche e quindi si accumulano i piatti, si accumulano i vestiti e non è la stessa cosa, anche per bollire l'acqua usiamo l'acqua minerale, non usiamo l'acqua che ci passano nelle taniche o per lavarsi i denti. Ecco, per le cose dove occorre un po' più di igiene, se non vuoi stare a bollire l'acqua, devi comunque usare l'acqua minerale, quindi usiamo piatti di plastica, quindi una spesa anche maggiore quotidiana.